No, Vabbè, non la già, pubblichiamo, facciamo per approvata se sta. Sì, vabbè, facciamo, però la dobbiamo, poi verrà pubblicata su. Allora. Del presidente numero 7, procedura di liquidazione delle soppresse comunità montane, rilascio nulla osta. Del vicepresidente numero 8, rinnovo dell'accreditamento istituzionale OP Società Cooperativa Sociale Residenza Psichiatrica Terapeuta e Riva Ligure Imperia. Numero 9. È quella che è scritta. BAS, ex legge regionale 32 del 2012. Quella fa la verifica con i peri, con Albenga. No? Numero 10, qui adesso chiamo un attimino quello dell'assessore Briano. Tanto... Va bene. Allora, assessore Cascino, numero 13, comune di Loano, Savona, programma delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 37 del 2011, quinto stralcio bis, immobile, ex ospedale marino piemontese. Parere positivo, cambiamo la scheda della valorizzazione secondo le indicazioni concordate e approvate dal comune e dal consiglio comunale di Loano. E poi l'altra, la 14 rinviata. Poi le fuori. Allora, del presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della regione Liguria ad iniziative varie. Poi dell'assessore Vesco e Rossetti, approvazione del piano di attuazione regionale di cui alla convenzione col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvata con DGR 503 del 2014 per la realizzazione in Liguria dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. Allora prendo un attimino quello dell'assessore Vesco. Allora, scusate perché mi stacco, no? Sono stati... Allora, quindi la riscritta, la numero 9, BAS, ex legge regionale 32 del 2012, per il recupero dell'area dismessa di via Dalmazia, 169 ad Albenga, proposto da Vista Mare SRL, parere motivato con prescrizione. Quello che dovevamo di verificare un attimo. Hai fatto la verifica, Cascino? No, come uffici sì, ma come di Albenga. Meglio io ci lo so. Quindi. Sono d'accordo, cioè io stavo d'accordo, però lui, il sindaco nuovo non lo so. È quella che viene sospesa un'altra volta. Sì. Io gliel'ho dato il titolo a Cangiano. Tuo, non mi ha detto niente. Sì, no, secondo me è poco. Perché ho visto una festa della Repubblica, gli ho detto che avevamo sospeso quella pratica lì. Se la proviamo, sì, ok. Poi numero 10 dell'assessore Briano, progettazione europea nel periodo 2014-2020, individuazione di linee strategiche in campo ambientale e approvazione delle tematiche per la costruzione di progetti integrati. Scusa. Sono linee guida dell'ambiente che facciamo tutte le volte che c'è la programmazione. Serve perché quando ci chiedono di partecipare a dei progetti europei, quelli là. No, ma è roba... Sì, roba sì, no, sì. Roba no. No, per esempio c'è un programma... No, no, va bene. No, no, sono i nostri. A parte che se anche si intersecasse con le tue, non è che ci vede... Però dovresti vederla. Vederla, no, ma sulle linee guida... No. No, no, è perché sennò... Va bene. Ma no, quello sei te, Barbagallo. Sono quelle su cui abbiamo preso anche altre cose. Una cifra. No, perché sennò ogni progetto, almeno diciamo, stiamo dentro. No, 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 è una regola nostra. Capito. Poi, numero 11, assessore Briano e presidente. Approvazione contenuti informativi, scheda di monitoraggio 2014 dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella comunità europea, in SPAE, articolo 12, decreto legislativo 32 del 2010. Numero 12, assessore Briano,
adozione delle misure di conservazione dei siti liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale, si sì, l'articolo 4, legge regionale 28 del 2009. Poi dell'assessore Briano, VAS su PUC di Genova, ex legge regionale 32 del 2012, del documento predisposto dal comune per la l'ottemperanza al parere motivato di quella di GR 1380 del 2012. Il comune l'aspettava. Assessore Rambaudi, deliberazione 1301 del 2010, approccio sociale per le persone fragili in condizioni di criticità, impegno di spesa di euro 225. Sì, c'è quello che avete fatto con il assessore e assessore Briano, decreto del direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Ligure, concernente il bilancio dell'esercizio 2013, determinazioni conseguenti. Assessore Rossetti, assessore Rambaudi, presa d'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio, del DPGR 10 del 2003, dell'azienda pubblica di servizi alla persona P Istituti Uniti di Santa Margherita Ligure, Genova. Assessore Rossetti e assessore Berlangeri, decreto numero 18 del 24 aprile 2014 dell'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria, concernente il bilancio di esercizio 2013, determinazioni conseguenti. Assessore Rambaudi, progetto alleanza a valere sul Fondo europeo per i rifugiati, accertamento di euro 99.614,80 e impegno di euro 92.378,36 a favore dei co-beneficiari di progetto. Assessore Rambaudi, legge regionale 12 del 2007, interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza. Impegno di euro 270.000 a favore dei comuni capofila delle conferenze dei sindaci. E sempre assessore Rambaudi, interventi di sostegno per persone sottoposte a provvedimenti penali, percorso di coprogettazione, articolo di patti di sussidiarietà, impegno di euro 250.000 a favore del consorzio Agora. Assessore Rambaudi, conferimento ad Arcel Liguria del mandato a realizzare attività di approfondimento e di verifica in materia di terzo settore di politiche di genere. Impegno di euro 133.200. Dell'assessore Berlangeri, progetto di eccellenza, turismo attivo, legge 296 del 2006, articolo 1, comma 1228, approvazione bando per la qualificazione dell'offerta turistica ligure inerente al turismo attivo e approvazione convenzione per collaborazione Regione Liguria FISE. Questo è un bando per le imprese ricettive che fanno parte del club di prodotto bike e hiking, quindi cicloturismo e turismo escursionistico, per sostenere con contributo a fondo perso le spese per la realizzazione di locali deposito, acquisto biciclette, attrezzature, eccetera. Molto atteso, la dotazione 400.000 euro. Assessore Berlangeri. Sì.
legge regionale 15 del 2008, incentivi alle piccole e medie imprese per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica. Variazione data apertura, parziale modifica al bando per l'internazionalizzazione dell'offerta turistica di GR 486 del 2014. Questo è il bando per sostenere invece le aggregazioni di imprese, rete o consorzi turistiche che fanno attività di promozione sui mercati internazionali. Abbiamo spostato i termini di apertura al 15 di luglio, dal 30 di giugno. Del vicepresidente ha delegato qualcuno. Piano di riqualificazione dell'assistenza farmaceutica territoriale ospedaliera 2013-2014, seconda annualità. E sempre del vicepresidente, aggiornamenti piano regionale integrato, controlli in sicurezza alimentare e sanità animale, presa anno 2014 per la Liguria. E poi dell'assessore Briano, legge regionale 23 del 2007, intervento straordinario di pulizia del litorale di Fiumaretto e Marinella nei comuni di Amelia e Sarzana, impegno di euro 300.000 a favore di ACAM Ambiente SPA. E poi del vicepresidente, individuazione, centri prescrittori medicinali, Mira e Vecchio. Integrazione elenchi, centri prescrittori farmaci, soggetti a monitoraggio AIFA. Poi c'è un argomento in sacco dell'assessore Briano, reticolo idrografico regionale. Delle comunicazioni del presidente. Allora, quarantesimo premio nazionale l'alpino dell'anno 2013, richiesta del pallone, la cerimonia domenica 15 giugno 2014 a Savona. Poi, 70° anniversario Repubblica Partigiana di Torriglia, cerimonia giovedì 26 giugno 2014 a Torriglia. Poi, invece, altra cerimonia, 54esima giornata degli italiani all'estero, cerimonia domenica 29 giugno 2014, 9:30 presso Favara di Mata. Questo è proprio l'ufficio. Allora, lui abita lì. Io sì, ho in casa avanti. C'è più di una residenza. Sei, posso un po' giù. C'è mia mamma. Ha più di una dimora. Quanti anni ha? 91. Come stai? Abbastanza bene. Sta tanto, però. Sta abbastanza bene. Ma c'è anche indicato. Salutiamola in streaming. Ciao mamma, la televisione la sta sentendo. Ciao mamma, sono contento, sei arrivata a uno. Io non ho altro. Va bene, vediamo la casina gialla, poi ce ne andiamo. Devo ancora andare a 20 minuti. Ah, per la campagna elettorale. Allora, abbiamo messo sul sito anche il FAS Cultura, dopo il FAS Cultura, mo ci sono tutti gli interventi in campo culturale. Abbiamo messo sul sito la scheda della compagnia, ci sono tutti i collettivi che Martino veniva oggi, con pazienza, lo recupereremo. Volevo scorrere con voi velocemente maggio. Allora, al saldo. Mi sembra che tutto vada molto bene, l'accordo Cina-Russia sul gas aumenta potenzialità. Adesso mi dicevano ieri che devo fare il close. Segui un po' con Zampini la cosa del close, ma insomma,
San Fruttuoso ci terrei a consegnare sta cavolo di locale. Ecco, la San Fruttuoso ormai abbiamo il parere per poterla passare, quindi sì, ci può dare benissimo il parere, quindi penso, la prossima settimana potrebbe essere, eh? Potrebbe essere la settimana giusta. Sì, la settimana organizziamo una visita lì, se volete. Per organizzarla. Diciamo che la consideriamo, poi manca anche quelle cosette, no? Diciamo, è l'ultima tappa vera, no? Sì. Poi vediamo quell'aspetto lì. Vabbè, poi c'è la questione, lasciamo in eredità probabilmente la questione dei ristoranti, no? Perché ormai è una questione più comunale che della regione per questa cosa qua di Ardi. Io sapete come la pesco, ne posso stare anche dove stare, dandogli la doppia sede, diciamo che la invernale è quella. Comincia un po' a lavorarci, anche con Renzo, perché lì. Sì, è un problema anche comunale. Un po' con le categorie, con Renzo. Però se noi potessimo adesso, perché sono buone adesso, però la data in cui andiamo e la data, possiamo firmarla pronta, possiamo andare quando vogliamo. No, una data, magari una volta che vado a Roma, torno a Roma. Va bene. Non so, anche martedì, quando torno, se dovessimo fare un passo lì per loro il cielo. Adesso vediamo quando è possibile. Cioè, diamogli anche un minimo di rilievo con la stampa. Cioè. Praticamente è l'ultima cosa grossa, perché i ristoranti ci sono. Cioè, no. Dobbiamo decidere se usare uno o l'altro entrambi. Comunque, non è una cosa che si farà adesso, perché adesso fa la stagione, se ne parlerà, giusto? Sì. Se consegniamo, poi ci sono un po' di casini per le case. Sì, ma adesso si stanno mettendo rimedio a queste cose. Sì. Ah. Va bene, questa è la locale, se possiamo facciamola. Dunque, Rodrigo Zintermarin si può ripartire, Renzo, nel senso che ha vinto quello che difendeva il piano, no? Valeriano, giusto? E quindi ripartiamo e così via. Dai. Il depuratore Levanto mi ha detto solo chiesto di fare un passo, lo faccio volentieri, mi pare che non sento. Già fissato. Il depuratore Renzo stanno appaltando o hanno appaltato? Sì, ci siamo visti oggi per preparare anche la sfida per la conferenza stampa. La compagnia ci fanno avere anche il rendering del documento. La compagnia c'è sempre per la questione della transazione, ma lo sto seguendo io, invece la questione dei revisori mi pare che sia risolta più o meno. Pregherei, adesso Renata un po'. Renzo, diciamo un po' di più, di fare un passaggio su Acla. Sì, 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 ma stiamo seguendo. Mi ha chiesto il nuovo imprenditore di ricevere. L'ho promesso a giugno, non so se accadrà. Sì. Vabbè. Ti ho cercato con la piattaforma di Vado. Ho detto comunque. No, serenità. Piattaforma Vado, vabbè, adesso non so se avevo ripercussione nella vicenda veneziana, ma vediamo, penso che l'impresa è la stessa. Teoria no, nel senso bene. Non è che tutte le parti devono succedere per forza le cose negative, io credo che non sia successo. Dopodiché c'è tutto il tema, diciamo, come si chiama? Bonifica Smaini, no, bonifica, piattaforma Smaini, che mi pare stia andando abbastanza bene, no? E quindi dovremmo esserci. Cornigliano, mi se ne devo occupare. Posso delegare o no? Trovate un legato, non ce n'è. Mentre vai una volta. Non ce n'è. Per giugno rispettiamo più completamente. Giugno è abbastanza. Vedo come si fa a fare. Sì, devo.
visto che giugno però è un mese, più un secondo. Pensavo che andando verso la fine cose migliorassero, non c'è peggio. E vabbè, dai, mettetemela apposta questa richiesta con la guardia. Poi la bonifica, dopo quell'atto che abbiamo fatto, ma che succede? Abbiamo scritto al comune di attivare la cooperativa dei servizi. Il consorzio Corniglia parte, quindi non... Scusa Claudio, il mio ufficio non mi aveva dato una delibera chiuderella. Dici il titolo, eh. Il titolo è l'integrazione al contratto che abbiamo fatto per l'istanza sull'anticipo delle aziende del 135. Ci hanno chiesto di fare un... Va bene, salvo che la verifica... Sì, sì, no, l'hanno già visto tutti, era su... La mia segreteria non l'abbiamo mandata. Il coniglio è a posto e parte, insomma, adesso di turno deve starci, capito? Parlo dello speciale ballottaggio e poi dare continuità. Sì, alcune cose, diciamo, sai di 4-5 cose grosse, diciamo, in questo mese, il resto poi non... Sì, sì. Parlo tipo scartino, tipo acqua, poi ne parliamo magari in più settimane. Ok. Il giro delle tue mani, giusto, assessore? Sì, sì, nelle mani buone. Poi mi dovete dire anche io la data di fine giugno, vi vengo a parlare. Devo sentire oggi... Vabbè, l'incasto è micidiale, quindi sentiti bene con l'IVA, con l'intera. Ok, devo sentire oggi pomeriggio. Il teatro sociale di Camogli dovremmo tirarlo fuori dal disastro della fondazione. Sì, un po'. Sì, due anni. Ci siamo. Nel senso che mi pare che riusciamo a tirare fuori il teatro da quello di qua, che è la fondazione, e portarlo a... beh, Imperia e Borghetto sono tra 4, 5, saranno anche 7 volte, dovresti ancora cercare di vedere, ne parlerò anche alla Carezza. Perché adesso abbiamo bisogno anche di andare d'accordo. La Roia è firmata, quindi adesso cosa succede? Si va avanti, giusto? Sì. Già. Il Roy è firmato, giusto? È firmato, c'è la finita di tutto, vorremmo bandire, devo chiudere un dente di questo patrimonio delle parti, perché se non la delega sarebbe provata. Non la gara unica. No, no, ci siamo, via, parte. Vada avanti. Poi, ecco, Pancio Villa a questo punto la affiderei a voi due per gli altri. Noi siamo al 53% adesso. Pazzo Grillo c'è un problema che non viene pagato il progettista, si stanno attivando per pagare. C'è tutto quel giro di soldi, il governo, comunque. Dopodiché bisogna che decidiamo il bando molto presto, noi vanno a vuoto. Se potessimo immaginare un bando in cui quello che si prende anche la parte tutta. Tutto. No. Va bene, poi, non so che vuole vedere, ma sarà lungo. Sarà. Sei finito a parlare con Mietillo? No, non ancora, sto cercando l'appuntamento. Le province al Senato è andata male, nel senso che non hanno messo l'emendamento province, adesso si ricopre la Camera. Mentre il gruppo dei lavori di ieri diceva Lella che è stata che non ha prodotto grandi risultati, quello diciamo suo rinnovo. Invece quello sulla... c'è anche lei, c'è anche Gabriella, no? C'è anche una linea abbastanza provincia, non risolutiva per così dire. C'è un problema. Invece sui finanziamenti, non ci sono con la Camera, sempre ci sono riusciti. Ho visto volando ieri e mi assicuro che ci ritrova anche la Camera. Che non dovrebbe blindare il provvedimento di 80 euro. Ossia, ho chiesto a Vesco di vedere con l'autorità portuale se l'autorità portuale potesse comprare questa portale. Se compro io, un po' si respira. Dopodiché ci sono le baie che stanno avendo il piano di riordino, eccetera, eccetera. Se poi, diciamo, adesso... Se poi la NES comprasse la Uniferra, insomma, sarebbe... Imperia, dunque, Imperia...
ci ha chiesto una mano il sindaco, fatto un po' confuso, ma ti pregherei di prendere in mano. Sì, sì, sì. Dice che ci vorrebbero 5 milioni per fare da soli, io non lo so, mi sembra un grande rischio per fare da soli. Comunque, sono un po' che ne parliamo, è ovvio che ci sono dei rischi, ma ci sono. Cioè, quella è una scelta politica. Ho parlato con Vitelli, no? Prima che Vitelli ci annunciasse, diciamo, la guerra mondiale. Vitelli, permesso che lui deve passare attraverso una procedura, tanto per capire se la cosa dei giornali era vera, e mi ha risposto che effettivamente è interessante. Però lì, prima della procedura, c'è uno deve fare la grande scelta, no? No, per dire che però certo. Il mercato guarda quella cosa ancora con un certo tempo. Eh beh, insomma, c'è tanto da, no? Senti un da po', adesso, vabbè. Adesso devo sentire i telli anche per altri problemi, no? Perché non c'ho il tempo fisico. Io l'altro sento lunedì. L'altro sento lunedì. Ma tanto siamo a Roma, martedì, vediamo se magari ce n'è un po' di tempo, lo vediamo anche. Senti via e senti capaci, vedo un po', non so se non c'è un rischio eccessivo anche il tentativo di tenerlo pubblico, diciamo. No, avendo avuto un'esperienza con i privati in questo caso non esaltante, potrebbe essere anche. Il battamento a mare sono arrivati metà dei soldi, 40 di 70, 30 di 70. Quindi stiamo faticosamente avvicinando. Adesso dovete perfezionare il lavoro con il coach per... e poi si fa da banche e fondazione. Io ho parlato con la banca, ho parlato con la fondazione, la situazione è delicatissima. Nel senso che la fondazione non è riuscita a vendere tutto il suo pacchetto e bisogna evitare come l'assi, insomma, non si vendesse. Ho fatto ieri a Morando perché sembrava anche giusto che il governo, anche tramite nostro, forse, sapete che sulla fondazione è vigilante il governo. Naturalmente, naturalmente gli aveva già parlato anche, si chiama Presidente. Viviano e il resto, diciamo, è evidente che alla fine, diciamo, secondo quella retorica per cui questa banca era ridicola, questa fondazione era ridicola, ci vuole poco e niente. Nel senso che parliamo di 19, 10, quindi se la banca e fondazione avrà un diverso apporto. Questo ormai c'è poco da fare. C'è poco da fare, quindi bisogna capire a chi va. Ma va. Sì, perché l'aumento capitale poi le porte. Sono 800 milioni, ovviamente quanto ha perso l'assicurazione, Ferreggiane è quasi a posto, ormai con una cosa dei conti. Claudio, ti posso chiedere di verificare a te cos'è? Ma Ferreggiano manca un passaggio alla corte dei conti, senza quasi obbligare il banco. Non lo so, verifica un po' col comune, con Crivello, fatti dire cos'è. Terzo bacino Porto Spezia, no scusate, sono tanti due righe. Dunque, casa da salute, ospedale, militare e lavagna, mi dicono che ci siamo, no Enzo? Che no. Le mie preoccupazioni erano... Mi dicono che le mie preoccupazioni non erano per fortuna, diciamo, quindi si può andare. Si può andare, Fabio si sta facendo un lavoro per uniformare i progetti di LTM e università per evitare che ci sia. Chiaravagna, vi do notizie fresche, nel senso che l'accordo Piaggio, sempre che adesso il referendum stanno scrutinando, fa sì che possiamo bloccare la vicenda che avviene l'iniziatura, perché è improbabile dare i soldi a Piaggio mentre c'è la tensione che lo vuole. Ci va per il diritto di indennizzo, adesso e questo sbloccherebbe l'intera operazione che era avanti, giusto? Cioè a questo punto però è più che altro un'operazione comunale, la parte del comune. Sì. Bene.
Terzo bacino Porto Spezia, sotto Istanbul, scappata veloce, un contratto di Senarca, Arcas, Senarcano e Arcas. Mi conferma che lui è intenzionato a investire insieme a Codice, insieme a Musso. Devono solo, adesso non so credo che abbiano consegnato l'autorità portuale, deve solo istruire la pratica, dopodiché lui è in grado di confermare questo investimento, qua fa 80 milioni, abbastanza consigliato. L'ennesimo investimento straniero tagliato qui. La Casa ultima 24 maggio a Spezia ha fatto le verifiche, mi pare che fine anno vada. Casa Salute Baragallo Sanremo, il cantiere va bene, non so perché sta là. Adesso devono riappaltare il lavoro del Palafiore che praticamente ormai rimane solamente il consultorio praticamente, e però dovrebbe partire. Invece Casa della Salute Bordighera aspettano un'approvazione romana perché è cambiato il progetto. Ho chiesto a Claudio di verificarlo, dopodiché se hanno questa approvazione della Sanità Nazionale, la salute va. Vediamo le tappe di giugno. Allora, aspetta, prendo un'agenda da prima. Allora, abbiamo fatto lo gnocchi oggi, una cosa, abbiamo fatto l'inaugurazione dell'edificio della Fondazione Cazzo. Non ho neanche ancora, non hanno firmato ancora la polizia. Devo dire una cosa bellissima. La novità di stamattina è che ci dicono che c'è un piano in più rispetto a quello che abbiamo chiuso per attività rehabilitative che ci vorrebbero fare dibattito pubblico. L'ospice di Spezia, che però si aggiungerebbe a quello di San Zane, quindi vabbè, Claudio adesso la verificherà. Domani andiamo a Cairo per chi viene, ma c'è Morena, no? C'è Morena. Sì. L'11 si inaugura, diciamo, restauro, i sesti, poi il 27, cioè, perché poi io faccio il ponte, insomma, il ponte lo faccio io, ci saranno cose urgenti, quello San Giovanni, insomma. Ah, sì. Sì, il ponte di Genovese. Infatti da non genovese non capivo che ponte c'è. Sì, 21, 22, 23, 24. Poi facciamo Piana Crixia, che è roba di parchi, non so. Ah, lì, che c'è poi? 27 un giorno in cui ci sei o no? Ci guardo subito. Perché loro ci tengono tantissimo. Che io ci sei, no? Venerdì pomeriggio ci sono. Sì, loro rimangono quattro cose che hanno un costo totale da 800.000 euro di lì, cioè, ma c'è anche il Sassello quel giorno di lì. Ah, ok, allora faccio tutte e due. E quindi c'è, sì, nuova Piana che si è risvegliato, diciamo, non so che nel suo cuore, non so cosa avete fatto. Sì, sono piccole cose, ma bellissime. Percorso di collegamento tra le località Borgo, Molino e Pontevecchio, realizzazione del centro parco di strada a scuola, nuova caldaia a biomassa forestale, speriamo bene. Qui c'è il biomassa ultimamente, funzionamento da tenere fatto. Dopodiché ci serve da definire cosa volevi che facessi io. Se dormissi lì? Se volevi dormire da in zona, andare il giorno dopo. Arezzo, affare fatto, dai. 28, Arezzo, visto che Arezzo e poi il 12 andiamo a Levanto a vedere il cantiere. E poi, no, e poi se ce l'ha fatta, vedere su questa tappa di San Pietro. Vediamo un po' come fare, consigliamo a locale le schede presentate oggi sono il recupero alla CAI per farci un polo culturale, il museo di Strada Nuova e l'intervento specifico sul biomedico. La settimana facciamo? Il diritto è la enormi diritti, e ci sei ancora, no? La settimana prossima, giusto?
Cioè, non so adesso, sì, no, ma il venerdì ci sono stessi. No. E come mai? Perché il prefetto inizia un po' i suoi spostamenti e non c'è nessuno dei due venerdì, né il 22 né il 27. Ha detto che hanno fatto tra l'altro un video sulla Stoppani che voleva presentare, quindi voleva invitare lui a quella cosa, quindi io vado io da lui. Scusa, allora facciamo una cosa, lui presenta quella cosa lì, noi poi presentiamo la scheda. Lo chiediamo. Penso di lui. Facciamola dopo. Perché ringraziava tantissimo. Facciamola dopo che lui ha fatto la sua presentazione. Sì, ok. Quindi il 27, perché lui la fa la settimana prima. Nel 22 e 27 che non fa. Lui non può, non c'è. No, ma sono le date che non fa. Nel senso che ci sono 5 giorni tra il 22 e il 27. Ah, il 20 e il 26. Perché lui torna al 22 e va via il 26. E quando la fa la presentazione? Quella tra quella settimana lì, tra il 22 e il 23. Non la facciamo dopo, no? Il 27 lui non c'è più, l'ha già fatta. Vabbè, noi diremmo che il prefetto, ma scusa, ma lui però non è che decade da commissario automaticamente, o no? Lui non lo so, ha detto che fino alla fine giugno ha per fare. Ma lo ha lavorato autonomo, diciamo, da un commissario. Teoria può rimanere anche a lui. Il commissario è nominale. È vero, quello potrebbe rimanere, fino a che non... Appunto, finché non nomina un nuovo commissario. Comunque non c'è fisicamente. Vabbè, gli chiedo se ci potete venire anche in quello dopo ancora. Anche la prima di luglio. Sì, ma magari lo cambia nel frattempo il governo. Non so. Poi fate voi, dai. Mi pare che abbiamo finito, giusto? Attaccate. Beh, i risparmi in sanità, io devo dire al vicepresidente, pure la regione deve dire Rossetti, come fa uno a dire di no? Allora viene dato che a parte all'estero. Che noi, il Consiglio vuole sapere che effetti ha portato a spendere sulla sanità e sulla regione. Noi lo facciamo. Ha fatto tipo tutto, pure fa metà. Scusa Fabio, volevamo fare una conferenza stampa con Ottavio dell'Inps su tutte le misure che abbiamo messo in atto per migliorare il sistema di validità civile. Ma fatene una parte. Lo facciamo a parte o lo facciamo venerdì? Ah sì, perché sono già lungo. Perché c'è una risposta in prestito, allora su quello che avevo provato. No, facciamo parte. L'ultima cosa, venerdì prossimo, possiamo fare il FES in paese? Venerdì prossimo? Cioè fare, poi l'impresa lo cerchiamo, quello sembra semplice, no? Anche perché così chiudiamo il cerchio, abbiamo fatto l'ambiente, le grandi urbane, la cultura, facciamo l'impresa. L'impresa ci avrei il 27 alla FACI. La? FACI.